cari seguaci del canale YouTube Bastardi Senza Cinema, bentornati in questo nuovo video in compagnia dello Zio Gamer. Allora, ragazzi, oggi inauguriamo una nuova rubrica dedicata al mondo della settima arte. Oggi introduciamo appunto la prima video recensione dedicata al mondo dell'animazione in questa nuova categoria chiamata per l'appunto Cine Animation. E appunto è molto semplice di che cosa tratta questa categoria parla appunto del cinema d'animazione a tutto tondo, quindi stiamo parlando, quindi in questa lista, in questa rubrica si includeranno tutti gli argomenti o tutti comunque i film d'animazione provenienti da tutto il mondo che hanno comunque bene o male caratterizzato e rivoluzionato o meno il mondo dell'animazione come lo conosciamo oggi. Quindi oggi in realtà andiamo a parlare di un film molto in realtà conosciuto ed anche molto molto recente. Stiamo per l'appunto parlando di un film della Pixar Animation Studios che tutti conosceranno qui all'interno insomma del mondo del cinema. Ormai è conosciutissima perché appunto oltre ad essere una grandissima creatrice di capolavori, è stata anche capace appunto di rivoluzionare soprattutto nei tempi odierni, cioè da fine anni 90 ad oggi, grazie ai suoi prodotti, l'animazione come la conosciamo oggi, perché è riuscita ancora una volta a rendere il materiale d'animazione non più solo un prodotto targettato per i bambini, ma anche qualcosa di più appetibile per gli adulti. Basti pensare, per esempio, ai capolavori che ha creato, per esempio, con la trilogia di Toy Story, che è diventata sia un classico che un culto per i grandi amatori dell'animazione, oppure Gli Incredibili, una satira particolare contro un certo tipo di società e un'ottima parodia del cinefumetto, del mondo dei cinecomics, per esempio, nonostante sia un film del 2004. Per l'appunto Wall-E, cioè il film di cui andiamo a parlare oggi, Up, insomma, è stata capace, al di là di qualche passo falso, che per esempio Cars, Cars 2 o Brave, che sono buoni film d'animazione, ma non belli, non dal carisma di quelli che vi ho citato precedentemente, e insomma, è stata capace veramente di creare qualcosa di incredibile, una vera e propria rivoluzione nel giro di una manciata di film. Quindi veramente incredibile il supporto che questa casa di produzione ha dato nei confronti per l'appunto del mondo dell'animazione. Appunto oggi andiamo a parlare di Wall-E, che è quello che credo sia il film forse più critico, forse quello più cattivo dal punto di vista della critica socio-politica che viene data appunto all'interno di questo film. Forse il film, forse tra virgolette, come sottotesto molto più serioso. Si tratta di un film d'animazione del 2008 scritto e diretto da Andrew Stanton, che qui appunto dirige un film meraviglioso, un capolavoro sotto diversissimi punti di vista. Forse in un certo senso uno dei film di cui si è parlato di meno all'interno della filmografia Pixar, ma che comunque ha incassato tantissimo a suo tempo, però ne viene parlato poco a causa forse della difficoltà e della pesantezza di determinate tematiche che vengono trattate. Ma di che parla? Iniziando dalla storia, di che cosa parla Wall-E? Ma appunto questo film l'animazione parla di un robottino, per l'appunto un robot pulitore, si può dire così, chiamato Wall-E, che lavora appunto in un pianeta Terra del futuro ormai completamente vuoto, deserto, e tutto ciò che ricopre appunto la Terra intorno a Wall-E ormai non sono più gli umani, non ci sono più palazzi, ma semplicemente solo spazzatura. Quindi in realtà l'incipit di questo film è molto più distopico in un certo senso, molto più serioso e molto meno leggero rispetto ad altri film d'animazione di questo genere, in quanto si tratta di un film fantascientifico molto più critico di certi aspetti della società rispetto appunto
ad altri film di questo genere, un film non leggero assolutamente nelle tematiche perché è molto pesante comunque sotto certi aspetti, ma comunque parla appunto di questo Wall-E che per l'appunto è un robot che peraltro dà il titolo al film, questo robottino che passa le giornate a incubare insomma tutta la spazzatura in cubi che poi utilizza per smaltirli e ripulire dentro il suo corpo e quindi insomma questo è il suo lavoro che fa tutti i giorni, quindi insomma è un robottino comunque che vive di automatismi, vive di costante, quotidianità, sempre le stesse cose, insomma c'è proprio, ci viene presentato questo personaggio un po' perso, un po' atipico in un certo senso, non è un personaggio, molto, molto più in realtà umano rispetto ad altri personaggi, perché è un personaggio, diciamo, alla mercé di quello che gli succede intorno, è un personaggio piccolo nei confronti di ciò che della devastazione che c'è intorno a lui. Quindi, insomma, è proprio un film che parte con una certa atmosfera in realtà. Quindi, nonostante sia un film che presenta diverse parti un po' più comiche, un pochino più leggere, ci sono diversi momenti molto drammatici all'interno del film. Infatti, non mi sento di considerare Wall-E un film d'animazione solo ed esclusivamente prettamente comico, non è assolutamente un film leggero sotto questo punto di vista. E appunto, un giorno però dallo spazio viene mandata questa mega astronave che fa atterrare appunto sulla Terra un altro robot pulitore molto più efficiente di lui, molto più ovviamente futuristico, chiamato Eva, un robot femminile che appunto insomma di che Wall-E inizia, cui inizialmente Wall-E non riesce nemmeno ad approcciarsi perché è intimidito dalla prestanza e dall'efficienza e comunque dalla meraviglia che ha nel vedere questa nuova robottina, insomma, così efficiente, così sveglia. E quindi, insomma, questa cosa smuove un po' la vita di questo personaggio che mano a mano cerca di avvicinarsi un minimo ad Eva. Cerca un po' di socializzare, eccetera, eccetera, e nel momento in cui loro due cominciano finalmente a parlare, cominciano finalmente ad avere un contatto tra loro, questa viene presa e portata via perché ad un certo punto ha un guasto tecnico, per cui non è più efficiente, quindi viene presa e portata via, cioè nel momento in cui non funziona più, non viene riaggiustata, ma viene presa e portata via. Anche qui è un'altra critica grossissima ad un certo tipo di capitalismo che viene fatto nei confronti del lavoratore, cioè qui è proprio una critica al leader nei confronti del lavoratore che non si, cioè il leader che non si cura del lavoratore di quello che gli succede, ma semplicemente si presta nel momento in cui tu non servi più, nel momento in cui tu ti ammali, tu devi essere portato via e sostituito. Ed è una cosa molto che riconduce molto a quel tipo di fascismo, di nazismo, che faceva parte proprio della mentalità di Hitler, in cui appunto tutti gli ebrei che venivano appunto messi nei campi di concentramento, nel momento in cui essi si ammalavano, venivano presi e uccisi. Quindi, insomma, c'è proprio questo parallelismo che inizialmente non sembra essere questa gran cosa, poi però ci fai un attimo caso ed è allarmante questa cosa qui. È incredibile come la Pixar sia riuscita a mettere il regista, poi comunque nella sceneggiatura sia riuscita a metterci tutti questi elementi veramente assurdi che riguardandolo poi una seconda volta si nota molto di più di determinate cose. Ed è molto bella questa cosa qui perché ad una seconda visione alcune cose si notano maggiormente, quindi si apprezza anche di più la qualità complessiva del film, ecco. Dal punto di vista appunto della trama, poi decide appunto Wall-E di andare a cercare questa Eva a cui comunque si è affezionato molto, quindi decide di partire, di intrufolarsi appunto all'interno di una navicella e partire verso lo spazio. E scopre appunto questa mega astronave in cui è lì che appunto è inglobata tutta la Terra, cioè tutti gli abitanti della Terra ormai sono inglobati dentro di quell'astronave in quanto appunto la Terra non è più abitabile. Quindi la trama in realtà gioca inizialmente, cioè principalmente gioca sul Wall-E che deve ritrovare Eva, ma
All'interno di questa trama vengono appunto messe all'interno molte più tematiche di contorno che vanno ad arricchire la storia e le tematiche generali. Basti pensare che appunto appena Wally arriva all'interno di questa astronave, vediamo subito una società futuristica, molto avanzata dal punto di vista tecnologico. Quindi Wally, che è comunque un ferro vecchio, molto decadente, lo vediamo proprio un personaggio molto molto piccolo, in realtà ci vede intorno a queste meraviglie tecnologiche e vediamo appunto tutto ciò che subito il film ci butta all'interno delle varie dinamiche che accadono all'interno dell'ecosistema che fa parte di questa mega astronave che è come se facesse da pianeta alternativo. Infatti vediamo proprio il fatto che le persone ormai non dialoghino più guardandosi negli occhi, ma guardandosi attraverso un monitor, che siano tutti grassi, che tutta la popolazione all'interno di questa megasonara è tutta grassa, quindi fa capire come andando avanti col futuro le tecnologie in realtà possono veramente fare del male alle popolazioni, cioè rischiare di non farci avere più il contatto fisico, il contatto visivo con una persona e il fatto di farci. Che le tecnologie potrebbero veramente renderci persone veramente degli amebi sedentari senza arte né parte. E stessa cosa vale anche per l'imperatore, insomma, che governa all'interno della sua nave. Anche qui quest'altro imperatore è un personaggio inizialmente negativo perché cioè, nel senso, rientra perfettamente in un cer nel, nella, nella stessa società, appunto, di cui fanno parte gli altri abitanti. Cioè, anche questo è grasso. Gli viene sempre servita la pappa pronta, insomma, c'è proprio questa critica qui, proprio diretta, che quella la si vede subito perché la regia proprio ci mostra determinati elementi che sono molto indicativi di un certo tipo di critica che vuole muovere il film verso proprio il pubblico, perché in realtà è una regia, è una critica che parla al pubblico più che intrattenere e basta, ed è molto bella questa cosa qui, molto molto interessante perché c'è proprio un sottotesto che rende questo film d'animazione veramente una spanna sopra molti altri film di questo genere, come ho già detto. E appunto la trama, come ho detto, è molto molto semplice, però queste tematiche che vengono trattate all'interno del film lo rendono veramente un capolavoro d'animazione e comunque un film capace di non solo far riflettere, ma di far provare anche tante emozioni, perché c'è anche questo personaggio di Wall-E, perché per come viene caratterizzato è meraviglioso, perché dal punto di vista della sceneggiatura, nonostante la trama sia lineare, sia stato proprio, secondo me, una sorta di esperimento fatto nella sceneggiatura e nella caratterizzazione del personaggio di Wall-E, in quanto il personaggio di Wall, in quanto nonostante sia un robot senziente, non parla, non utilizza, non, per comunicare non utilizza vocaboli, ma per farsi capire o usa dei versi, per esempio, o fa una sorta di versi, oppure insomma fa capire le proprie emozioni, che ne so, muovendo gli occhi, muovendo le braccia, insomma. Ciò che riesce a fare tanto questo film è conferirci le sensazioni dei personaggi non tramite i dialoghi, quindi non tramite frasoni o non è, tramite fronzoli vari, ma grazie alla forza dell'espressività fisica. E quindi qui si vede proprio che la Pixar te proprio cerca di fare qualcosa di diverso, cioè cerca di trasmetterci una caratterizzazione del personaggio non classica, ma un po' differente, cioè cerca veramente di farci immedesimare nel personaggio per quello che fa, per quello che ci sa trasmettere tramite dei movimenti buffi o un piccolo dettaglio dei suoi movimenti. Insomma, è bellissimo proprio il lavoro certosino che è stato fatto nel caratterizzare il personaggio di Wall-E proprio con i suoi movimenti goffi, un po' vecchiotto, cioè si vede proprio che scopriamo cose del personaggio tramite quello che fa, e quindi è bellissima questa cosa qui, proprio ci immedesima tanto nel personaggio. E il fatto che sia muto permette allo spettatore, a qualunque tipo di spettatore, bambino o non che sia, di immedesimarsi nel protagonista, ed è una cosa meravigliosa, perché è un protagonista sì carismatico, cioè sì ben caratterizzato, ma universale, ed è una cosa che raramente capita in un film di questo tipo.
già questa è una cosa fantastica che secondo me rende il film veramente una cosa veramente bellissima. Cioè, già questo meriterebbe proprio il prezzo del biglietto. Cioè, già questo dovrebbe veramente cioè, dà veramente una spinta in più al film. Senza contare appunto le tematiche appunto sociopolitiche sull'avvenire della nostra società, anche per dire sulla negligenza di chi governa nei confronti del cittadino, quindi insomma c'è proprio tutta un'analisi della società odierna che in questo film rientra in maniera perfetta e non sfora mai nell'eccessivo. Anche qui l'intrattenimento, anche qui il film funziona come intrattenimento puro, come una storia classica, interessante, ma funziona anche e soprattutto come film che fa riflettere, un film molto più adulto di quello che sembra ed è molto molto bello, anche perché essenzialmente il film dal punto di vista registico si divide in due parti ben precise. La prima parte è molto più lenta dal punto di vista del ritmo, del punto macchina, della regia, dei movimenti di macchina, eccetera, eccetera, è un film molto più lento. E la cosa che ho notato molto è che nella prima parte sembra essere veramente girato come un film live action, cioè ci sono quei movimenti di macchina, quella ricerca del punto macchina che sembra veramente la ricerca proprio del cinema d'autore, proprio quella ricerca del punto macchina. Non ci sono, durante la prima parte non c'è una presenza troppo forte di, magari di, come posso dire, di inquadrature maestose o particolari che caratterizzano il cinema d'animazione. Non c'è un montaggio frenetico. Proprio nella prima parte vediamo proprio una costruzione dell'immagine, dell'inquadratura classica del cinema live action, quindi del cinema classico come lo conosciamo, ed è meravigliosa perché c'è proprio una ricerca registica molto più autoriale di quello che sembra. Quindi si vede anche che proprio Stanton come regista proprio ci sa fare, cioè sa stare con una telecamera, proprio sa stare dietro l'obiettivo, ed è bella questa cosa perché registicamente la prima parte, ma anche la seconda, che è un po' più action, un po' più movimentata, è be molto ben fatta, è veramente bella, perché durante la prima parte vuoi veramente dare dei nomi a quelle determinate inquadrature, il campo lungo, il totale, insomma ci sono veramente una ricerca dell'inquadratura bellissima all'interno della prima parte del film, e nella seconda e anche lì comunque ci sono delle trovate registiche molto interessanti. La regia comunque è ottima sotto tutti i punti di vista ed è molto ben fatta. La fotografia, anche quella, la fotografia coloratissima, inizialmente molto più fredda in un certo senso, data anche l'ambientazione in cui si trovano insomma, in cui si trova, in cui si piazza appunto la trama durante la prima parte. Poi nella seconda parte diventa molto più colorato e c'è bella la gestione anche qui dei colori, ottima palette di colori gestita nella fotografia, fotografia fantastica, quindi ottima anche sotto questo punto di vista, belle anche alcune inquadrature, alcune trovate bellissime, come per esempio la scena bellissima dove ci sono Wally e Eva che ballano in una coreografia meravigliosa fuori nello spazio, tutti che si meravigliano, è una scena fantastica, credo che sia la scena forse più bella all'interno di tutto il film perché trasmette proprio il cuore che c'è all'interno del film, perché comunque è un film che parla d'amicizia, parla anche d'amore in un certo senso, perché vediamo proprio delle tematiche, cioè, a volte è veramente un film molto delicato, è un film veramente dai tratti molto delicati, c'è cioè proprio queste trovate veramente meravigliose, c'è cioè la scena in cui ci sono loro che danzano fuori nello spazio, credo che sia una delle scene più belle dell'animazione negli ultimi 15-20 anni di cinema, perché porca miseria, veramente è una scena di una poesia meravigliosa, cioè è fantastica, è gestita veramente bene, tanto tanto bene, veramente una scena capolavoro, fantastica davvero, proprio come è gestita la regia, come be sono belle le musiche, perché comunque anche le musiche sono fantastiche, veramente tutto meraviglioso, cioè ragazzi, fantastico. Veramente tantissimo, veramente bellissimo film. Quindi, come detto, anche la caratterizzazione dei personaggi è ben fatta. Ovviamente, dal punto di vista tecnico, non si può recriminare nulla alla Pixar perché le animazioni sono molto ben fatte, la grafica è bellissima, veramente rende bene tutte le situazioni, tutti i personaggi senza mai scadere nel troppo cartunesco. Quindi,
È molto ben fatta anche la CGI, cioè insomma, le animazioni in CGI, le animazioni in 3D sono veramente fantastiche, quindi comunque dal punto di vista del livello tecnico è meraviglioso, cioè veramente una bomba. E poi comunque c'è questa componente narrativa e di personaggi, la dolcezza e il carisma del protagonista, le grandi tematiche che vengono affrontate danno una marcia in più al film che è diventato un capolavoro nel giro di poco tempo ed è giusto che sia così perché è un film meraviglioso, è un film autoriale questo è un film d'autore, questo è un film, è un cinema d'animazione d'autore perché ha proprio una potenza visiva ed emotiva che difficilmente si trova in un film del genere, nonostante ci siano degli elementi che spezzano il tono drammatico. Questo è un film d'autore, d'animazione fatto come si deve, in tutto e per tutto. Non ha quasi praticamente sbavature perché è tutto gestito alla perfezione. Bellissimo. L'approccio musicale ad alcune scene è fantastico, alcune trovate registiche meravigliose. Insomma, il film è meraviglioso, è un capolavoro. Come tanti altri film della Pixar, anche questo del 2008 ovviamente si riconferma essere un grandioso capolavoro. Io personalmente aspetto tantissimo il prossimo progetto in uscita della Pixar Inside Out che sembra veramente un film molto audace, ambizioso ed interessante. Speriamo che sia bello come mi aspetto e ho tanto hype anche per quello, quindi vedremo come andrà questo film dopo la presentazione a Cannes, ovviamente. Per il resto la recensione finisce qui. Spero che vi sia piaciuta, spero che se non l'avete visto male come me, ovviamente, che poi ho recuperato questo film in DVD, di recuperarvi assolutamente il DVD o il Blu-ray, chi che sia, perché questo è un capolavoro proprio veramente senza pari. Ti lascia una sensazione alla fine veramente fantastica, ti lascia proprio emozioni forti e si sente proprio il senso di appagamento dopo aver visto il film. È un film proprio potente e fantastico sotto tutti i punti di vista, meraviglioso. Detto questo, la recensione finisce qui. Spero che appunto questa video recensione su questa nuova categoria vi sia piaciuta. Fatemi sapere se questa nuova categoria introdotta vi piace. Spero che questo appunto video vi sia piaciuto. Noi ci salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!